Buonasera! Oggi, ragazzi, ho spaccato il secondo. Forse anche con un po', sono arrivata anche con un po' di anticipo. Finalmente riesco a seguirne una di live. Ciao, Exit! Ciao, Penny! Ciao, nome impronunciabile, non mi ricordo come ti chiami. Ah! Che figacciona Laura. Oggi, ragazzi, ho provato a mettere il rossetto, non è una cosa che faccio di solito, quindi non giudicatemi. Buonasera a tutti, bellissimi. Cristi, Lorenzo, Sara, ovviamente Penny, Amazing Destination, Nicole, Exid, Sori. Ciao a tutti! Come al solito, adesso aspettiamo 5-10 minuti e poi cominciamo il nostro ripasso. Così diamo tutto il tempo a tutti di arrivare, che è importante. Ciao Emanuele! Ciao Stefania! One Beach, sempre presente. Matteo, ciao! Oggi dovrò lasciare un po' prima la live perché devo studiare microbiologia. Cosa fai? Biologia? Fai l'università? Ti sta molto bene il rossetto, grazie. Bellissima, grazie. Ciao Mimi, Mimi. Sì, finalmente riesco a vedere la live, niente università, sono la ragazza del quaderno ad anelli, la ragazza che tiene tutto ordinatissimo. Ciao ragazzi! E come dice Biebs, 안녕하세요. E ti chiami Lucrezia? Ciao Lucrezia! One beach forever and ever, sì, assolutamente. Io vi ricordo, controllo di averlo messo soprattutto. Ah sì, cioè, per fortuna, perché a volte ho dei problemi a ricordarmi le cose. Io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, trovate qua sotto in descrizione il link per scaricare il PDF di oggi, perché tutti i ripassi barra lezioni hanno un PDF fatto da moi e anche oggi ci divertiamo, troviamo gli stessi omarini delle ultime lezioni. Ciao Diana! Comunque sì, oggi mi sento più che fricativa, super fricativa, Sara. Oggi tutti super fricativi. Ciao Deborah! Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate il PDF, potete usarlo, cioè potete vederlo sia da computer, tablet, smartphone che stamparlo. Ancora meglio se avete una stampante a colori, così potete vedere tutti i fantastici colori dei nostri appunti, perché ci sono un sacco di immagini nei nostri appunti. Scusate, nei nostri PDF, cosa sto dicendo? Io purtroppo ho una stampante in bianco e nero e quindi purtroppo non posso godermeli. MathTab, ciao PDF scaricato, grande. Mancano ancora gli occhiali alla ragazza asiatica, è vero, Sara, ma oggi glieli sistemiamo. Anche oggi dovremmo disegnare loro gli occhiali come compito, sempre Emanuele, gli occhiali si disegnano sempre. Lorenzo, PDF sotto mano, ottimo. Nicole mi chiede come sto. Dai, sto meglio, sto aggiustando tutte le piccole disgrazie che mi sono capitate nelle ultime settimane, quindi mi sento una persona sana di mente, che è molto importante. Il PDF è come sempre bellissimo, grazie. Con il fatto che studio non riesco a seguire passo per passo le lezioni, quindi sono ancora sulle prime lezioni di Marco. E vabbè, oggi guarderai qualcosa di un po' più avanzato. Tra l'altro, le lezioni di Marco penso che siano un parto da guardare perché ognuna dura 2 ore e mezza, quindi in tutto sono 5 ore di lezione sull'alfabeto. Io scarico anche in bianco e nero. Scarichi tutto. Mi piacciono i BTS. Non mi dispiacciono, ma io sono per il K-pop prima del 2012. Sono una vecchia K-popara a cui piacciono i Big Bang, The 21, le Missei, tutta roba vecchia. Marco quando tornerà? Prima o poi Marco torna. Adesso non lo posso far venire spesso perché per lui è un grosso impegno venire qua. E, quindi lo chiamo una volta ogni tanto. Sicuramente a fine livello lo chiamiamo per farci leggere tutte le parole, del vocabolario, perché è importante. Così non avrete solo la mia orribile pronuncia, ma potrete anche ascoltare la vera pronuncia di un coreano.
I caratteri dei PDF sempre morbido di sempre. PDF pronto, grande Nicole. Big Bang, sì, a G-Dragon. Tutta la vita. Anche se ultimamente non mi piacciono più troppo, troppo elettronica. Ma vabbè, oggi non siamo qui a parlare di Big Bang. Quindi, come sempre, se fra voi cominciamo con le cose che ripeto sempre, perché dobbiamo ripeterle, perché se arrivano nuove persone è giusto che tutti sappiano tutto. Prima di tutto, il PDF è in descrizione, come vi ho appena detto, potete scaricarlo, stamparlo, farci quello che volete. Poi, seconda cosa, se qualcuno di voi ancora non è iscritto, si iscriva al gruppo Studiamo Assieme il Coreano, che è un gruppo Facebook che trovate qua sotto, sul quale vengono sempre condivisi i PDF per tempo, quando ce la faccio, e su cui ci si scambia domande e risposte a tema studio del coreano. Altra cosa, qua sotto trovate anche un piccolo link per farci una donazione su Ko-fi, dato che queste lezioni sono gratuite, è sempre bello ricambiare il favore e farci sapere che ci supportate in questo modo, anche perché preparare le lezioni è molto lungo, doloroso e faticoso, però mi diverto. Adesso vi rileggo. Io ho provato a leggere il PDF, ma ci ho capito ben poco. Bene, Sara, speriamo che oggi riuscirai a capire di più. Vi adoro, grazie per la vostra disposizione. Studiare non è mai stato così divertente. Grazie, Silvia. Laura oggi si è truccata. Io in realtà mi trucco durante tutte le live, solo che il mio trucco è solamente mascara e eyeliner, perché non mi piace truccarmi. Mi dà fastidio la sensazione di trucco sulla faccia. Quindi, io sono ancora alla prima live. Vai Lisa, prima o poi le recuperi tutte. Per fortuna che rimangono online, oserei dire. Laura, ti voglio avere come prof agli esami, molto dolce e tranquilla. I miei amici non mi definirebbero probabilmente né dolce né tranquilla, ma evidentemente su queste live do il meglio di me. Comunque, io direi che sono le 18:07, quindi possiamo cominciare questa lezione barra ripasso per alcuni di voi di coreano. Quindi, se siete pronti, ragazze, ragazzi e ragazze, scrivete sono fricativo. Appena vi leggo, cambio schermata e passiamo al PDF. Già leggo un fricativo di Elisa. Sono fricativo, sorry. Sono fricaterrimo. Sono fricativa, fricativo. Sono fricativa, sono fricativa, sono fricativa, fricativo. Emanuele è sempre fricativo. Fricativa. Bene, ragazzi, direi che siamo tutti abbastanza fricativi, quindi possiamo cominciare. Allora, cambiamo schermata. Ta-da! Tra l'altro, forse ho fatto male il mio fantastico PDF in bianco e nero perché purtroppo queste scritte non si vedono e la mia mano ha un colore molto strano. Wow! Come al solito vi ricordo, giusto perché magari fra di voi c'è qualcuno di nuovo, da computer barra smartphone barra tablet, questa striscia qui è tutta cliccabile, quindi cliccando su PDF in inglese 7 vi apre la pagina di Talk to Me in Korean con il PDF in inglese. Ripasso live vi aprirà il link di questa live qua, quindi potrete riguardarla anche semplicemente avendo il PDF sotto mano e gruppo Facebook è appunto il link del nostro gruppo Facebook. Detto ciò, ci buttiamo sul nostro fantastico PDF. Allora, prima di tutto dobbiamo tornare un attimo a ciò che abbiamo studiato l'altra volta. Giovedì scorso abbiamo fatto questo argomento. Ovvero abbiamo studiato Ego, che vuol dire questo è XXX. Quindi abbiamo, oddio, i miei capelli sono dappertutto. Quindi, per esempio, abbiamo imparato che alla domanda che, per esempio, se avessimo una banana davanti, potremmo dire Ego banana yeo. Quindi si usa Ego, che vuol dire questo, ed è composto da i, che vuol dire questa o questo,
e go, che vuol dire cosa. Quindi questa cosa è una banana. A banana poi aggiungiamo il verbo essere al presente formale. Ovviamente banana finisce in vocale, quindi avremo ye, io. E abbiamo fatto anche tantissimi altri esercizi, quindi se vi siete persi la lezione, io vi consiglio comunque di andarvela a guardare. Tra l'altro ci siamo accorti che molti dei nostri omarini non ci vedono e che quindi scambiano dell'uva per del kiwi e quindi gli abbiamo fatto gli occhiali. Quindi è una lezione molto importante in cui imparerete anche a disegnare gli occhiali sugli omarelli dei nostri PDF. Cose molto importanti, mi raccomando. Bene, nella lezione di oggi invece scopriremo che non esiste solo i-go. Perché ego vuol dire questo, ma c'è anche modo per dire codesta cosa, cioè una cosa vicina alla persona con cui si parla e quella cosa, ovvero per fare riferimento alle cose che sono lontane da noi o dalla persona con cui stiamo parlando. Ciao Frankie! Quindi abbiamo le nostre tre, chiamiamole, paroline magiche, ovvero i, che è quello che abbiamo studiato la volta scorsa e vuol dire questo o questa. Abbiamo k, con questa vocale strana che non abbiamo in italiano, che è quella che fa e, quindi diventa k, e poi abbiamo ciò. Detto ciò, andiamo a capire che cosa vogliono dire queste tre paroline magiche. E ovviamente abbiamo il nostro testo. Io vi ricordo sempre che se trovate degli errori all'interno del mio PDF, che siano di grammatica o di spiegazione, di farmelo sapere così che io possa correggere tutto. Perché, insomma, dato che non sono un insegnante di coreano e lo sto ripassando con voi, è molto probabile che anche io faccia errori. Ed è proprio questo che serve il gruppo Studiamo Assieme il Coreano, così da supportarci tutti a vicenda, perché ci sono persone che ne sanno meno, e altre che ne sanno tanto, e altre che ne sanno un po', insomma, un bel mix di gente. Quindi direi che possiamo cominciare a leggere ed evidenziare con il mio fantastico Tombow, perché sono belli questi pennarelli, ragazzi, che ci possiamo fare. Allora, i, che è questo, che abbiamo visto nella lezione precedente, quindi questo i che abbiamo già visto, k e ciò sono gli aggettivi dimostrativi coreani che accompagnano sempre un nome o un sostantivo. Per ora concentrati sull'imparare, quando usarli. Questi sono i loro significati. Allora, qui abbiamo i, questo, questa, vicino a chi parla. Questo, questa perché in coreano non c'è maschile e femminile, quindi si usano questi sia per uomini, sia per cose femmine che per cose maschie, diciamo così. Poi abbiamo k, che vuol dire codesto, codesta, anche se codesto e codesta in realtà in italiano non li usiamo più, quindi potrebbero venire tradotti più accuratamente con quello. E si usa per cose o persone lontane da chi parla e ma vicino a chi ascolta. Poi abbiamo ciò, che vuol dire quello, quella, sempre per il discorso che in italiano e che in italiano, che in coreano non c'è maschile e femminile, e vuol dire quella cosa laggiù, lontano sia da chi parla che da chi ascolta. Ma dato che gli esempi scritti così non sono mai chiari, secondo il mio modesto parere, ho fatto il mio fantastico schemino. Quindi, ragazzi, mi dispiace se voi siete dei ragazzi. Perché in questo caso saremo tutti delle ragazzine con gli occhiali. Magari in futuro farò questa sei tu con, magari farò un questo sei tu. Abbiamo questa fantastica ragazzina con davanti una banana. La banana è vicina a lei e lontana dalla persona con cui sta parlando. E quindi ci si riferisce alla banana con i. Poi questo è il nostro amico, ovvero la persona con cui in questo momento stiamo parlando. E seguite la freccia, è più lontana da noi.
Lui è lontano da noi e avvicina una mela, quindi in questo caso la mela è K, perché è vicina alla persona con cui stiamo parlando, ma lontana da noi. E poi c'è una terza cosa, un terzo frutto in questo caso, che è un'anguria, un subak. Ve lo scrivo, ma questo è tutto vocabolario che abbiamo già fatto. Un subak, che è lontano sia da noi che dalla persona con cui stiamo parlando, quindi si usa ciò. Quindi abbiamo banana vicino a noi, lontano dalla persona con cui stiamo parlando, i. Mela lontano da noi, vicino alla persona con cui stiamo parlando, k. E l'anguria che è lontana da entrambi e quindi ciò. Questo per farvi capire questa cosa qui. Quando sono i casi in cui queste tre parole vanno usate? Emanuele, non mi sento a mio agio ad aver cambiato sesso e messo gli occhiali così di punto in bianco. Vabbè, per oggi va così, così sentirai cosa provano questi personaggini. E poi, per rendere la cosa ancora più chiara, qui c'è il riassunto di quello che vi ho appena detto. Quindi, la mela è vicina a te, quindi si usa i. La mela è lontana da te e vicina al tuo amico, quindi si usa k. E l'anguria è lontana da entrambi, quindi si usa ciò. Poi, altra cosa vicino. La banana. Avete ragione, sì, questo volevo scrivere la banana. Cristi, ti vedo sul pezzo. Esatto. Sì, ho scritto due volte mela, ma qui volevo scrivere banana. Quindi la banana è vicina a te, questa è la banana. Quindi si usa i, la mela, questo frutto qua, è lontana da te, vicino al tuo amico, quindi si usa k, e l'anguria è lontana da entrambi, quindi si usa ciò. Ve l'ho detto che faccio degli errori nei PDF. Esatto, Sara, sì, sbagliato, sbagliato io. Cristi se ne è accorta subito. E cosa ancora importante è questa. Se fosse l'amico a parlare, la banana, e anche qui ho sbagliato, ragazzi. Se fosse lui a parlare, adesso leggendole ad alta voce capisco gli errori che faccio. Se fosse l'amico a parlare, la mela sarebbe i, quindi questo diventerebbe i, la banana sarebbe k e l'anguria resterebbe ciò, perché i, k, ciò sono sempre in riferimento al parlante, al suo ricevente. Quindi, ragazzi, un sacco di errori in sole tre righe. Capito? Quindi, attenzione. Se noi siamo la ragazza, la banana è vicino a noi, quindi si usa i. La mela è lontana da noi, è vicina alla persona con cui parliamo, quindi si usa k. E l'anguria è lontana da entrambi, quindi si usa ciò. Se fossimo il ragazzo, invece, la mela sarebbe i perché è vicina a noi, la banana sarebbe k perché è vicina alla persona con cui stiamo parlando, e l'anguria resterebbe ciò perché è lontana da entrambi. Quindi, mi raccomando, se avete il PDF, questo barratelo diventa banana e qui barrate banana diventa mela. E la mela diventa banana. Avete corretto il PDF? Ora capisco perché Sara non avesse capito niente, perché effettivamente ho scritto una marea di cavolate. Ma l'importante è accorgersene. Fin qui ci siete? Questo schema vuole solamente spiegarvi i casi in cui si usano queste tre parole. Adesso andiamo a capire come utilizzarle. Andiamo avanti? Se mi dite di sì, giro. Poi facendo gli esercizi diventerà tutto sempre più chiaro. Perfetto, Sara, tranquilla, ora ci ho capito benissimo. Perfetto. Era un mio errore. Sì, capita molto spesso. Quindi, se anche Sara ha capito,
Perfetto, anche Luna. Perfetto. Ragazzi, non avete capito perché non aveva un cavolo di senso. Andiamo avanti. Capito tutto. Laura, sgridami così vado a seguire la lezione che dovrei guardare. Allora, eccoci qua. Alla pagina giusta? Sì. Allora, andiamo avanti con la nostra lettura. Vedo che fin qua ci siete tutti. Ora andiamo a capire come si usano queste tre parole. Vedo che avete capito tutto. Perfetto. Adesso entriamo nel grosso della questione. Per far capire di cosa si sta parlando, i, que e ciò si possono attaccare o a un nome o al sostantivo go. E vi ricordo che il sostantivo go lo abbiamo già visto nella scorsa lezione, perché vuol dire cosa? E vi ricordo anche che si può trovare scritto così. E vuol dire esattamente la stessa cosa. Quindi questa non è una parola nuova, l'abbiamo già fatta. E ora impariamo a fare i pronomi dimostrativi. Quando precedono il soggetto go, che poi è la stessa cosa che abbiamo fatto nella scorsa lezione, solo che impariamo a farli con tutte queste tre parole. Quindi, quanto precedono quando? Non so parlare. Quando precedono il sostantivo go, assumono la funzione di pronomi dimostrativi, in questo modo. Quindi adesso abbiamo lo stesso esempio di prima, però con le parole e il verbo. Quindi, siamo di nuovo questa ragazzina fantastica. Questa sei tu e questo è un tuo amico. Ciao, Maiko! Allora, abbiamo anche gli stessi frutti. Quindi, in questo caso, Igo, banana e io. Poi, sempre, stiamo parlando sempre noi, parlando con lui e vogliamo indicare la mela, diciamo Kugo, sagwa e io. E poi, in riferimento all'anguria che è lontana da entrambi, Chogo, subagi e io. E vi ricordo anche che banana finisce in vocale. Sagwa finisce in vocale con questo dittongo e subak finisce con la k, che è una consonante. Quindi, dico, in base all'ultima lettera di queste parole, bisogna accordare il verbo essere in maniera corretta. E queste sono tutte cose che abbiamo già fatto. Quindi, di fatto, igo, banana, eo è esattamente quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Ovviamente, quindi dovete prendere quello che avete fatto la volta scorsa e riapplicarlo con k e ciò, usandoli nelle situazioni corrette, quindi in base a cosa è vicino a voi, cosa è vicino alla persona con cui parlate, cosa è lontano da voi e dalla persona con cui parlate. Ovviamente, se fosse lui a parlare, direbbe Igo sagwa eo, guardando invece la banana. E parlando con questa ragazzina direbbe Kugo panana eo e parlando in riferimento all'anguria direbbe comunque Chogo subaki eo. E in questo modo abbiamo fatto il pronome dimostrativo, che è uguale a quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Teoricamente la traduzione letterale sarebbe questa cosa è una banana? Sì. Sì. E tra l'altro, tutte queste. Sto pensando come articolare la cosa che voglio dire. Queste affermazioni possono rispondere alla domanda Igo mueo, Kugo mueo, Chogo mueo. Tipo, lui? No, facciamo con lei perché qui c'è scritto questa sei tu, così non vi incartate. Lei. Cavolo, potevo farmi un esercizio così, in realtà. Lei, in riferimento alla mela, quindi usiamo i colori. Facciamolo così. In riferimento alla mela, quindi uso il rosa così lo vedete. Allora, lei è A e lui è B. Ditemi se per voi ha senso, ok? A. B.
Adesso che sposto la mano, vedete che cosa scrivo. Kugo. Muo. Ye. Yo. E B risponde. Igo. Sagua. Ye. Yo. Perché lei può chiedere a lui cos'è quella cosa? Kugo mueo, in riferimento a ciò che è vicino a lui, perché sta usando k, e lui risponde in riferimento alla cosa che è vicino a lui, Igo sawa eo. Sono andata a vedere le altre vecchie dirette sul ripasso in coreano, ma ancora manca una perché c'è il ripasso 1 e poi il ripasso 3. No, perché il ripasso 1 va dal ripasso 1 alla 3 e poi si comincia con la 4. C'è tutto, bisogna far caso alle tematiche all'interno del PDF. Quindi, anche lui potrebbe chiedere a lei, usiamo un altro colore, oppure lei potrebbe chiedere a lui, in riferimento alla banana che è davanti a lei, Igo. Mo. Ye. Yo. Bi. Kugo. Banana. Yo. Perché è sempre in riferimento a chi parla e a chi ascolta. Avrei potuto fare un esercizio di questo tipo, ma non l'ho fatto. Però ci sono tante cosine interessanti più avanti. Quindi è chiaro che tutto è in riferimento al parlante e al ricevente? Questo è il parlante, questo è il ricevente. Sto aspettando le vostre risposte. Ho capito, Luna, grande. Perfetto. Sono arrivata ora, ma sono comunque fricativa, grande Alessia. Quindi per l'anguria si usa chogo mueo. Esatto, perché è riferimento a una cosa che è lontana da entrambi. Quindi, secondo te, quale potrebbe essere la risposta? Anche se è scritta, in realtà. Però esatto, Sara. Chiarissimo, grande Lorenzo, perfetto, tutto chiaro, grande Alex. Capito, Nicole, ok. Cosa significa la domanda di A? E la domanda di A fa sempre domande in cos'è questa cosa vicino a me, cos'è quella cosa vicino a te? Ma poi le live vengono salvate? Sì, è scritto dappertutto, anche in descrizione al video. Purtroppo vi devo salutare, seguirò la lezione domani. Ciao Penny! Naomi ha capito, Emanuele anche, Sara anche, perfetto. Ragazzi, vi ricordo che le live vanno guardate in ordine, perché se non avete visto la live prima di questa è più difficile capire di che cosa stiamo parlando, anche se comunque stiamo in ogni caso ri ripetendo tutto ciò che abbiamo fatto la volta scorsa. Però la volta scorsa abbiamo fatto più dettagliatamente. Quindi se non capite le cose perché questa è la prima live che vedete, probabilmente non le capite perché appunto è la prima live che vedete. Quindi, perfetto. E andiamo avanti. Perché possiamo anche fare i fantastici aggettivi dimostrativi, che sono qua. E c'è scritto. Ah, mi servono. Ok. Quando precedono un nome, i, k e ciò assumono la funzione di aggettivi dimostrativi in questo modo. E qui ho fatto un esempio con le persone perché su Talk to Me in Korean fa l'esempio con le persone. Ma in realtà si possono utilizzare anche per tante altre parole, non solo saram. Saram vuol dire persona ed è questa parola qua, saram. Allora, quindi di nuovo siamo la ragazzina con gli occhiali.
E in riferimento alla persona a fianco a noi, diciamo i Saram. Vi scrivo anche che Saram persona. E lo trovate anche alla fine del PDF perché c'è sempre il vocabolario. Quindi, come vedete, co non c'è perché co vuol dire cosa. In questo caso parliamo proprio di una cosa che sappiamo che è una persona, quindi invece Igo Saramieo direi che non lo diciamo e diciamo direttamente i Saram per fare riferimento alla persona vicino a noi. Quindi i Saram. E qui vi faccio vedere le frecce perché mi sa che non si vedono bene da schermo. Scusate, da schermo, con il mio PDF si vedono male, quindi ve le ritraccio. Poi, parlando con il nostro fantastico amico, che è sempre lui, per fare riferimento a una persona che è vicino a lui, diremo K-Saram. E per fare riferimento a una persona che è lontana da entrambi, diremo Cho Saram. No, questo non significa questa è una persona, significa questa persona, codesta persona e quella persona. Per esempio, potremmo dire I Saram. Come sto scrivendo? Non sono in grado di scrivere. Tipo, chiamiamoli. Diamogli dei numeri, così vi faccio vedere un modo in cui possono venire utilizzati. 1, 2, 3. Andiamo giù. 1. Potremmo dire i Saram. Marco. Marco Yeo. Questa persona è Marco. I Saram Marco Yeo. E questo è un esempio di uno dei modi in cui si possono utilizzare questi aggettivi dimostrativi. Per esempio, il numero 2. Queste ovviamente sono tutte frasi che diremmo noi in questo caso. O col nome proprio non l'ho mai sentito, sai, I Sara. Con nome proprio non l'ho mai sentito. Invece in questo caso può essere K Saram. Leo. Leo, si scriverà così Leo? Credo di sì. Leo, Yeo. Codesta persona è Leo. E poi abbiamo la numero 3. Ciò sarà. Lo sto scrivendo lontano. Hanno scritti attaccati in questo caso, eh. Ciò sarà. Laura, scriviamo Laura che lo so scrivere, va. Laura. Io. Ovviamente, se fosse il nostro amico a parlare, in riferimento a questa persona direbbe K Saram Marco Eo. In riferimento a questa persona direbbe I Saram Leo Eo. E in riferimento a questa persona direbbe comunque Cho Saram Laura Eo. Non hanno dei nomi, non ancora. Volevamo darglieli però. Esempio, se siamo seduti a un tavolo, proviamo. Adesso non fate caso a cosa c'è scritto. Facciamo solo finta. Usiamo di nuovo questa cosa grande qua. E poi mi servono dei foglietti. Foglietti, foglietti, foglietti brutti, foglietti brutti. Ragazzi, mi servono dei foglietti brutti. Vabbè, niente foglietti brutti, non ce li ho. Allora,
Questa sono io. E vicino alla persona con cui sto parlando c'è una penna. Io posso dire K pen. Quella penna. Se la penna fosse lontana da entrambi, potrei dire K, no, cho pen. Quindi possiamo usarlo con tutti i nomi di cose che vogliamo. Oppure abbiamo, scusate, muovo il microfono. Oppure abbiamo una gomma che potrebbe diventare i ciughe, k ciughe, cho ciughe. Foglietti brutti ormai non li ho trovati. Potremmo anche dire, se parliamo di un amico, potremmo dire, per esempio, questo è l'esempio giusto per questo. Potremmo anche dire che lui è un nostro amico, quindi potremmo dire questo I Cingu, K Cingu, Cho Cingu. Cingu vuol dire amico. Quindi, in base alla situazione, potete usare i, q, ciò per indicare e fare riferimento a cose all'interno dello spazio attorno a voi. Sempre il riferimento e i, q, ciò cambiano sempre in riferimento alla persona che sta parlando. Sempre. Quindi, probabilmente, se noi stessimo parlando con lui, e qui ci fosse una penna, questa potrebbe essere I per entrambi i casi, perché sia vicino a voi che vicino alla persona lontana da voi. Ci puoi far vedere come scrivono gomma e penna in coreano, così ampliamo il nostro vocabolario. Allora, dato che non vorrei sbagliare, perché da tanto che non li scrivo, adesso me li cerco e ve li scrivo. Allora, un attimo solo, vediamo un po' language. Arrivo, English no, voglio Korean, dai su, core, no, Korean, allora abbiamo pen è facilissimo, non so neanche perché io l'abbia cercato, pen ovviamente prende dall'inglese, pen, poi abbiamo rubber, vediamo se... Eccola. E poi abbiamo ciughe. Ciughe. Non vorrei confondermi con le... Pene tipo pen, esatto. Aspetta, Sara, che cosa non hai ben capito? Dai, dimmi così. Cioè, quale delle milioni di cose? Cioè, l'ultima cosa che ho detto è semplicemente che se noi fossimo vicini a lui e stessimo parlando con lui, noi diremmo i pen, anche lui direbbe i pen perché è vicino ad entrambi. Che app hai utilizzato per tradurre penna e gomma? Io ho usato Google Translate. Solo perché so già come si dicono e quindi so che sono giusti se li trovo. Se no, vi consiglio il dizionario di... come si chiama? Di Neighbor. Comunque negli esempi ho fatto diversi casi, quindi capirete anche che cosa intendo in questo caso. Tramite gli esercizi sarà più capibile la cosa. Ah no, sì, exit blink, ma quella non è una P, esatto, io non l'ho vista, però sì, quella è una B, invece l'ho usata la P, quella fricativa. Esatto, Sonia, ti vedo preparata anche te. Io tante cose me le perdo, ma questo è il bello della live, che ci sono persone che si accorgono anche delle cose di cui non mi accorgo. Sempre importante. Allora, io direi che adesso passiamo agli esercizi.
E così vediamo di capire meglio che cosa vi ho spiegato fino adesso. Va bene? Se ci siete, hashtag fricativo, scrivetemelo così capisco. Ciao Marinette! Adesso magari facendo gli esercizi capisco meglio, sicuramente. Cioè almeno lo spero. Intanto fricativo, ok, un fricativo è arrivato. Fricativa Sori, Sara fricativa, Luna fricativa, Mimi fricativo, Foxy Bob, To the Moon and Back, Anna Maria, Agnese, Nicole, Emanuele. Dai, io direi che andiamo avanti, vi vedo tutti presenti. Bene, allora. Andiamo alla prossima pagina. Ho fatto più o meno due esercizi di pagina, abbiamo sei esercizi in tutto. I miei soliti disegnalini qua sotto, che non ho ben capito che cosa vogliono dire, ma vabbè. Ci siamo proprio al pelo. Allora, qui abbiamo sempre vocabolario che abbiamo già imparato e che trovate sia come al solito alla fine del PDF che negli scorsi PDF. Quindi, allora, in ogni esercizio noi cambiamo faccia e la persona che siamo, ce l'abbiamo scritto sempre in testa, e la nostra persona di riferimento è semplicemente l'altra in ogni esercizio. Quindi, come funziona? Qui abbiamo tre numeri che si ripetono qua a fianco. Quindi, visto che noi siamo questa persona, per ognuna di queste situazioni dobbiamo scrivere una piccola frase. Ad esempio, qui questa cosa, quest'anguria è vicina a noi, quindi la frase di riferimento sarà Igo suba kieo. E dato che siamo sempre noi a parlare, sarà sempre in relazione al nostro punto di vista, alla nostra persona, perché noi siamo i parlanti e la seconda persona è sempre il ricevente. Quindi, per ogni esercizio, per ogni frase che adesso faremo assieme, vi chiedo sempre di mettere il numero davanti alla frase, così capiamo bene. Quindi l'uno è già fatto, Igo suba kieo, perché io ho vicino questa anguria. Il numero due è questo. Quindi qui che cosa dobbiamo scrivere? Contando che il numero due è lontano da noi, ma vicino a chi ascolta. Kugo murieo. Esatto, Sori. Kugo murieo, Sara, esatto. Kugo murieo, esatto, Agnese. Intanto questa me la scrivo. Kugo. Kugo murieo, esatto. Poi abbiamo il numero 3. Il numero 3. Queste cose, tra l'altro, che si vedono e non si vedono sono le frecce, sul PDF le vedete molto meglio. Il numero 3, invece, è lontano sia da noi che parliamo che dalla persona con cui stiamo parlando. Esatto, Elisa, esatto, Bob. Questi attimi di silenzio sono dovuti al fatto che mi vedete un po' dopo che io parlo, quindi mentre aspetto, aspetto. Allora abbiamo Chogo Uyuyeo, Sara, esatto. Chogo Uyuyeo, Sori, esatto. Aspetta, ma Kgo e Mul sono attaccati e staccati? Staccati, perché K è attaccato a Go. Togo, Uyuyeo, Maria, esatto. Mimi, se riesci,
Usa le lettere vere perché la romanizzazione è bandita da persi in Corea. Quindi che abbiamo Chogo, Uyu. Yeyu. Chogo, Uyu. Allora, Francesca qui ha inserito, oddio, si è mosso tutto, ha inserito questa I che non ci vuole. E poi Uyu e il verbo essere vanno attaccati. Come ha scritto Agnese, ad esempio. Elisa, attenta che non è ciò, ma è ciò. Quindi è questa lettera che devi usare, non quella col cappellino. Poi abbiamo Chogo, allora qui è scritto Oyo, Uyu, esatto, e poi devi mettere Ye, invece qui è scritto Yo. No, non riesco, so le lettere coreane, però il cellulare non me lo fa fare, va bene. Chogo, allora, to the moon and back, hai scritto Chogo, Yu, U, Yo, Yo. Quindi devi invertire U e Yu, quindi U, Yu. E questo deve diventare ye, come ha scritto Agnese, per esempio, Chogo, Uyu, Ye, Yo. E fin qua ci siamo. Tra l'altro, qui c'è il piedino, eh. Allora, esercizio numero 2. Che è questo. E dato che ho pensato che se ve li faccio vedere, faccio tutti così gli esercizi, magari non capite bene, ho deciso di cambiare le cose esercizio per esercizio. Quindi le cose cambiano. Qui siamo lui. E ragazzi, qui non si vede bene, devo smetterla di usare le cose gialle. Questo è un limone. Questa è una banana, eh? Quindi abbiamo ciò, lui, in riferimento a questa cosa qui, eh? Vi ricordo che noi siamo lui, questa è la persona con cui parliamo. Quindi il numero uno è questo. Cosa dovremmo scrivere? Sorry, non è ego. Sara invece sì è Kgo Sawaeo, perché è lui che parla in riferimento a una cosa che è vicina al suo interlocutore. Quindi è Kgo Sawaeo. Agnese, hai scritto Kuga? Aspetta, orange? No, è una sagua, però comunque va bene lo stesso. È una mela. E comunque Kugo, non Kuga. Kugo, sagua io. Ah, ok, avevo invertito le persone. Ops. Fate sempre riferimento alla scrittina in testa alla persona che indica chi parla. Allora, Francesca. Non è O, tra l'altro O non è nessuna delle parole che abbiamo fatto, è K, K-go. K-go sawaeo, come l'ha scritto Elisa, per esempio, e anche come l'ha scritto Exit. K-go sawaeo, perché è lui che parla, lui ascolta e il numero uno è vicino alla persona che sta ascoltando, quindi è lontana da chi sta parlando. Ho sbagliato, vai tranquilla Francesca. Io ti faccio vedere solo se trovo degli errori te li dico, così in caso tu hai sbagliato perché hai typato male, va bene lo stesso, ma almeno così se per caso non hai capito una cosa, lo capisci. Quindi, Agnese Ops. Beh, non vedendo i colori, credo che sia anche abbastanza normale sbagliarsi. Se li avessi colorati questi PDF sarebbe meglio. Poi abbiamo il numero 2.
Il numero due è una banana, ve lo dico io. Il numero due è una banana, quindi il numero due cosa sarà? Ciogo, banana, yeo. Esatto, sorry. Il numero due è questo, non è un limone. Attenta, Elisa. Guardate i numeri qua e i numeri qua soprattutto. Ciogo, banana, yeo. Ciogo, banana, yeo. Attenta, Nicole, che è scritto yo-yo. E invece è yeyo, ciogo, banana, yeyo, perché è lontano sia da noi che parliamo che dalla persona che ci sta ascoltando. Yeyo, ciogo, banana, yeyo. Poi, numero 3. Che è un limone? Questo è un limone. Igo Lemonio, esatto. Attenta Francesca, cosa hai scritto? Ciogo, banana. Ah, c'è una lettera in più lì in mezzo, eh? Attenta, hai ripetuto la B qua sotto. Igo Lemonieo. Sì. Igo Igor Lemonieo. Attenta Agnese, che è scritto Iga, è Igo. Igo, non Iga, attenta. Poi. Aspettate che qui mi ripasso un disegno perché veramente non si capisce. Devo ripassare qualche disegno perché quelli dopo non si capiscono proprio per niente. Igor Lemon. Ma l'ho scritto male io, Lemon, ragazzi? Fatemi controllare, va? No, ragazzi, attenti che la E di Lemon è questa. Questa è la frase corretta di Idea. Igo Lemonieo. Non è questa E, non è questa E. È l'altra, quella chiusa. Quindi andiamo avanti. Adesso siamo questa bella ragazzina. Quindi, numero uno. Numero uno è qua sopra. Numero tre non ci va? No, perché lemon finisce con la N che è una consonante. Quindi io. Allora, uno, ciogo lemonieo. Esatto. È la prima di Sori, perché qui è lontano da entrambi. Questo è Q. No, questo, scusatemi, questo è ciò, perché è lontano da lei ed è lontano da lei.
Ciò golemo nio, quindi attenzione Sara, attenzione Agnese. Come ha fatto Soria e come ha fatto Exil? Io non ho la tastiera coreana sul computer, sto facendo tutti gli esercizi a voce, va bene, ma magari scriverteli a mano. No, nell'atreo ho sbagliato. Cosa ho scritto? È scritto lemon yeo. Cosa c'è di sbagliato? Questa? Lemon è yeo perché finisce in consonante, quindi si usa yeo e non yeo. Banana si finisce in vocale, quindi si aggiunge yeo. Poi, numero 2. Abbiamo questa. Quindi, numero 2. Ovviamente le vicinanze sono un po' relative, però dai, si capisce guardando le frecce cosa è lontano da uno, cosa è lontano dall'altro. Rituffo, ciao! Igo con la eo, esatto. Igo con la eo, Igo con la eo. Errore mio, mi sto confondendo troppo, sorry. Non ti preoccupare, io ti spiego. O almeno ci provo. E poi abbiamo l'ultima, che è la numero 3, che è già fatta. Allora, anche Sara, Igo con la Eo, esatto. Questa è birra. E dato che non si vede perché gialla, l'ho dovuta ridisegnare io. Però la numero 3 è già fatta, perché voleva essere un modo per farvi capire anche come andava fatto l'esercizio. Il numero 3, dato che è vicina alla persona con cui stiamo parlando, diventa... Go me tu e io. Se volete scriverlo, esatto, come ha fatto Idea, così imparate a scrivere. Igo me tu e io. Colla. Questo. Sì, questo è colla. Ah, ti sei corretta. Ok. Intanto giro, voi se volete potete riscrivere anche questo in chat. Allora, in questo caso siamo lui e stiamo parlando con lui. Quindi, la numero 1, che cos'è? Ah, questa è sempre birra, ragazzi. Non si capisce, ma è birra, ve lo scrivo sotto. Allora, kgo subagieo, esatto. Kgo subagieo, esattamente. Poi abbiamo la numero 2. Che è questa, che è birra, non si vede perché la stampante in bianco e nero è una persona cattiva. E vi ricordo che l'uno diventa k perché noi parliamo in riferimento a una cosa vicina alla persona con cui stiamo parlando. Noi stiamo parlando di una cosa che è vicina alla persona con cui stiamo parlando. In questo caso, invece, cosa dovremmo scrivere?
mi sembra di essere sempre più giallo? Ciogo mechu yeo. Esatto, ciogo mechu yeo, ciogo mechu yeo, ciogo mechu yeo. Esattamente. Perché è lontana da entrambi. Poi abbiamo l'ultima, che è la numero 3. Questo ragazzi vuole essere lontano, eh? Fate conto che non è vicino a ciò. Questo è lontano. Contando che la numero 3 è lontano, ve lo scrivo anche qua, lontano. Sapendo che la numero 3 è molto lontana, è una mela lontanissima. Chogo sagwaeyo. Chogo sagwaeyo. Esatto, chogo sagwaeyo. Esattamente. Agnese. Allora, potresti dire kugo. Adesso non me lo fa vedere la chat, però qui c'è Agnese. Oddio, eccoti qua. No, ancora no, non ti vedo nella chat. Ok, non è kugo sagwaeyo perché potrebbe essere kugo se la mela fosse vicina alla persona con cui stiamo parlando, ma visto che è lontana dalla persona con cui stiamo parlando ed è lontana da voi, da noi, perché ho scritto che deve essere lontano, non lo sembra, ma deve essere lontano, si usa cho. Quindi chogo sagwaeyo. Anche Francesca, in questo caso deve essere ciò. E soprattutto non può in alcun modo essere che, perché non è vicina alla persona con cui stiamo parlando, mi raccomando. Al massimo, se fosse vicina e non lontana, potrebbe essere i, ma non è vicina. Non è vicina alla persona con cui stiamo parlando, si trova lontana e quindi è ciò. Ve l'ho scritto qua giusto perché magari la freccia non sembra abbastanza andare molto lontano, ma l'appunto prova a vuole sistemare un po' la mancanza del nostro disegno. Ah, capito, perfetto. Quindi, mi raccomando, i le cose che sono vicine a noi. Che le cose che sono vicine alla persona con cui stiamo parlando e ciò per le cose che sono lontane da entrambi. Andiamo avanti, prossimo esercizio. Adesso siamo lui. Allora, numero uno, anche in questo caso il numero uno è un limone. Mi raccomando. Mi sono persa qualcosa? Abbiamo fatto solo un esercizio, quello prima. Adesso siamo al penultimo esercizio. Noi siamo lui e questa è la persona con cui stiamo parlando, quindi siamo sempre noi a parlare. Numero uno, che cos'è? Cosa ci scriveremo? Allora, kugo lemonieo, esatto, kugo lemonieo, esatto, perché è vicino alla persona con cui stiamo parlando. Scusate, devo... Kugo lemonino, esatto, Kugo perché è lontano da noi e vicino alla persona con cui stiamo parlando. Numero 2. Cosa dobbiamo scrivere qua?
go uyuyeyo. Allora, attenta exit perché uyu finisce in vocale e quindi bisogna scrivere yeyo. Ebbene, la tastiera coreana non funziona. Accidenti. Prova a installarla sul computer, magari. Kugo uyuyeyo, kugo uyuyeyo, kugo uyuyeyo. Esatto, kugo. Poi, l'ultimo, numero 3. Che è questo, mi raccomando. Chogo subakieyo. Esatto. Perché vuole essere, non è che lui vuole essere, perché si trova lontano sia da noi che dalla persona con cui stiamo parlando. Quindi chogo. Suba. Chi? E io. Ciogo suba chieo. Allora, attenta Sara che è scritto so, invece è su. E andiamo all'ultimo. Allora, siamo noi. Qui, questa è una birra, sempre. Mekju. Ed è vicina a noi, mi raccomando. Sì, oggi manca il nostro moderatore, ragazzi. Gabriele. Allora, uno. Noi stiamo parlando e questa è la persona che ci ascolta. Quindi che cos'è il numero 1? Kugo murieo, esatto. Allora, mun, fun fact, vuol dire porta. E questo è un mul, esatto, vedo che ti sei corretta già. Kugo murieo, kugo murieo. Ok, kugo murieo, Maria anche, sì. Esattamente. Poi, numero 2, che è questo, e vuole essere lontano da entrambe le persone, lontanissimo, scriviamo. Le mie L sembrano delle C, lo so. Quindi, numero 2. Ciogo collaeo, esatto. Ciogo collaeo, sì, ciogo collaeo. Sto passando in rassegna i vostri commenti, due. Ciogo collaeo, sì. E infine abbiamo il numero 3. Attenta Nicole, appena riesco, no, non mi compare il commento, ho sbagliato a settare la cosa dei commenti qui. Qui sul... Ah, dov'è? Oddio, eccoti qua. Nicole, questo è yeyo, non yo-yo, mi raccomando, ye. E l'ultima è Igo, Mekju. Allora, qui abbiamo un problema, sori. Mekju finisce con una vocale, quindi questa I non ci serve. Quindi, come ha scritto Elisa, è giusto. Igo, Mekju e io. Come ha scritto Sara, è giusto. Attenta Sara, tieni lo spazio fra Igo e Mekju. Igo, Mekju e io. Igo, Mekju e io.
Esatto, comunque Igo, Matthew, Yeo. Igo, Matthew, Yeo. Adesso io ho una domanda. Allora, farò degli omarini molto brutti, quindi preparatevi. Sono terrificanti. Allora, ciao, questi siamo noi, stiamo parlando, eh? Se noi siamo vicini e fra di noi, quindi vicino ad entrambi, c'è una fantastica mela. Magari facciamo anche un paio di occhi al nostro amico. La mela, in riferimento a noi, cosa sarà? È lo stesso esercizio di prima. Igo sagua eo. Esatto, Sori. Igo sagua eo. Ma fosse lui a parlare in riferimento alla mela, cosa sarebbe? Usate il numero per favore, così sono, so di quale dei disegni state parlando, cioè di quale dei due casi state parlando. Igo lo stesso, esatto. Esatto, perché è vicino ad entrambi. Oh yes. Esatto, così. Allora, questa è la terz'ultima pagina del PDF. Anche in questo PDF trovate subito dopo la parte dell'esercizio per far felice Marco, per fare degli esercizi di calligrafia, quindi scrivere le parole all'interno dei riquadri, come ha fatto Marco nelle prime lezioni. E poi successivamente trovate, come al solito, il nostro vocabolario con le parole utilizzate, i verbi e i crediti. Mi puoi fare un esempio usato come aggettivo dimostrativo? Allora, vediamo se riesce a venirmi un'idea. Ok, forse posso farlo, ma richiederà un po' più di quello che abbiamo imparato finora. Allora, vediamo, Sara. Di nuovo, omarelli stupidi. Questo sono io. E in questo caso ho dei codini fantastici. E sono molto contenta. Oggi avevo anche voglia di indossare la gonna, vi dirò. Allora, siamo seduti a un tavolo. I disegni peggiorano. Con sopra una bella tazza fumante di caffè. Ok, si dice coppi.
Noi potremmo dire i coppi. Come si scrive? Ge, coppi. Ma che cavolo sto scrivendo? Ge, coppi. I coppi, perché lo indichiamo, ed è questo caffè, ge, coppi, e o. Questo caffè è il mio caffè. Oppure. Questo sono io. E ho gli occhi così oggi, ho gli occhiali. Sono. E la cresta. Questa è una nostra amica con la gonna e una maglietta fashion e trendy. E i capelli lunghi lei, perché le piace avere i capelli lunghi. Allora. E questa è una persona con cui stiamo parlando. Quindi, questo sono io. Questo è la persona con cui stiamo parlando. Persona. Cui. Persona con cui stiamo parlando. E parlando di questa ragazza, Isaram, Sara, Isaram, Sara e io. Questa è Sara. Stiamo parlando con questa persona. Di quest'altra persona qua. Ragazzi, è un'opera d'arte. Oppure potrebbe essere Isaram Che Chingueo. Questa persona è una mia amica. Sto pensando altri. Perché si potrebbe anche usare per dire questa penna è di colore giallo, però non mi ricordo i colori. Tra l'altro, correggetemi se sbaglio, però penso che questo sia abbastanza giusto. I coppi, ge, coppi, eo. Questo caffè è il mio caffè. Isaram, sareo, oppure usando sempre questa forma, Isaram, ge, cingueo. Questa persona è una mia amica. Ovviamente i può essere sostituito. Questa mela è buonissima. Allora, facciamo questa mela è buonissima. Allora, questa mela è veramente buonissima. Usiamo delle parole che non abbiamo mai usato prima. Isagua. I sagwa chong mal machisoyo. I sagwa vuol dire questa. Chong mal vuol dire molto, veramente. Machisoyo vuol dire buona. Ma perché igo, kugo e non igo sun, kugo sun? In realtà vuol di è la stessa cosa. Tra l'altro, igo sun potrebbe anche essere igo shi, kugo shi. Allora, in ego, in. Allora, abbiamo i go è la stessa cosa di i go. Vogliono dire la stessa identica cosa. Ovviamente anche k go e k go
vogliono dire la stessa identica cosa. E poi abbiamo ciò, go e ciò, go, che vogliono dire la stessa identica cosa. I Sara, io non l'ho mai sentito dire comunque, Cristi. È sempre in riferimento a un nome di cose, nomi di persone non l'ho mai sentito usare. Magari mi sbaglio, posso chiedere a Bora per essere sicura e magari ve lo faccio sapere la prossima volta. Quindi, tornando un attimo a quello che diceva Tatarin, Igo è la stessa cosa di Igo, Kugo è la stessa cosa di Kugo e Chogo. Chogo è la stessa cosa di Chogo. Poi tu hai aggiunto la particella del tema, che è un. Tema. Che tra l'altro può essere anche nun. Nun in presenza di vocale è un in presenza di consonante. La S ovviamente è una consonante, quindi bisogna usare un. Ma in realtà Igo Sun può anche diventare, potrebbe anche essere, scusate, non può diventare, potrebbe anche essere Igo Shi, perché abbiamo anche i marcatori di soggetto che sono I e sono Ga. E soggetto. E N e Ga possono essere anche attaccati a Igo. Quindi Igo può diventare Igo, per dire, I, Go, Igonun, facciamolo con le parole esatte che hai usato tu, Igonun è la stessa cosa di I, Go, Sun. Semplicemente Igo non ha la S. Ragazzi, queste sono cose per chi sa già un po' più di coreano. Spero che in questo modo Taryn abbia capito perché usiamo Igo e che Igo Sun e Igo Nun sono la stessa cosa. Comunque, per fare la domanda basta mettere il punto di domanda alla fine, vero? Vero. Per dire. Isara, Sara Ego. Questa persona è Sara? Wow, non lo sapevo. Comunque, questa cosa qui potrebbe, diciamo, aiutare le persone di voi che hanno già studiato il coreano e che hanno studiato Igo al posto di Igo e hanno studiato ovviamente Kugo al posto di Kugo. Tema e soggetto li faremo più avanti, per ora non è un problema, è solo per spiegare a Tarim che questa cosa è uguale a questa cosa. Sono dei marcatori che permettono all'interno della frase di capire qual è il soggetto, ci sono anche i marcatori dell'oggetto, ci sono i marcatori moto al luogo, vari ed eventuali che vedremo tutti più avanti, tra l'altro in questo stesso livello. E per ora non è un nostro problema perché non l'abbiamo ancora fatto. Come dice Luna, infatti ci sono particelle che vanno attaccate al soggetto della frase e al tema. Esatto. Ma questo può servirvi, questa pappardella incomprensibile, se mai vi imbatterete in frasi che hanno Igo, Kugo e Chogo, almeno saprete che queste parole vogliono dire queste e che non sono cose astruse che non conoscete. In realtà lo sapete già. E perché noi non li usiamo? Perché non li abbiamo ancora fatti e perché sto seguendo le lezioni di Talk to Me in Korean, quindi non vado avanti. Seguo il flusso. Grazie per la spiegazione. Di niente, spero che tu abbia capito almeno un pochino di questa cosa qui perché mi rendo conto che magari è un po' complicata. Nun, no, nun è per le vocali. In genere il cerchietto segue sempre una consonante. Nun vocale, consonante.
Consonante, vocale. La S finale non si legge. La S finale ha un T. In questo caso suona come got, got, non si legge gos. In questo caso però si legge perché c'è il cerchietto, appunto, quindi diventa igos. Per esempio, igo, e si ferma, igos. Queste sono regole di lettura e si imparano col tempo. Ma dato che non abbiamo ancora fatto le particelle, le approfondiremo un pochino più avanti. Ragazzi, la mia domanda solita. A parte questo, per voi è chiaro quello che abbiamo fatto oggi? Io spero che i miei disegnini siano stati abbastanza esplicativi e spero anche che voi abbiate capito quando si usa i, quando si usa che e quando si usa ciò. Insomma, spero di aver portato un po' di chiarezza nei vostri, nelle vostre menti. Perché ma ci sto si legge con sci? Perché la S cambia suono solo alla fine, quando è l'ultima lettera della parola. Però queste cose e le regole di pronuncia magari le facciamo un po' più avanti. Piano piano che incontriamo, è tipo anche mul, in questo caso diventa murieo. Mul, sentite, termina con L, mul, e poi diventa murieo. Sono regole di lettura, appunto. E sono un po' complicate. Ma perché O e non E? Ma dove Little Pendicorn? Aspetta, fammi capire. Perché S più I o vocali iotizzate si legge sci. Sì, in genere S più vocale si legge sci. Sci? Sce? Devo vedere dei casi. Sexy? Devo trovarmi dei casi. Poi le faremo. Allora, la mia idea è questa. Le regole di pronuncia le facciamo con Marco. Così troviamo le parole che fanno al caso nostro e le facciamo leggere a lui. E poi proviamo a spiegarvi perché magari ci sono delle lettere che cambiano suono e altre che non cambiano suono, o che, insomma, tutti i vari casi. Infatti già avevo letto l'articolo di Bora sulle regole di pronuncia, ma non ci avevo capito molto. Il problema, allora, l'articolo che ha scritto Bora è molto utile se magari sapete già un pochino qualche regola e soprattutto se sapete come applicarle. Il problema è che l'articolo non vi dà il suono, quindi è difficile poi riprodurre quello che c'è scritto su un articolo. Proprio per questo lo faremo con Marco. Magari possiamo fare proprio una lezione speciale, come abbiamo fatto sull'alfabeto, anche sulle regole di pronuncia. Io glielo posso chiedere e poi proviamo a farla. Così, magari non le facciamo tutte, facciamo quelle che abbiamo incontrato finora. Potrebbe essere un'idea. Però sono tante le regole di pronuncia del coreano. Piano piano le imparerete tutti, ma soprattutto è essenziale fare tanto tanto ascolto, così che voi riusciate ad impararle anche senza per forza averle studiate. Come si dice prego? Non lo so. Non credo si dica, sai? Se qualcuno lo sa, per favore lo scriva. Comunque, mi rimetto un attimo in ordine i miei fantastici. Dovrei cominciare a numerare anche le pagine perché non si capisce più niente. Soliti disegni alieni, eccoci qua. Allora, quindi, quello che abbiamo fatto oggi, a parte l'ultima parte sulle pronunce, su gosun, goshi, varie ed eventuali. La spiegazione di ik, cho e quando ed usarli.
E quando usarli vi è sembrata chiara? Siete riusciti a capire tutto? O ci sono ancora dei dubbi? Perché se avete dei dubbi, proviamo a parlarne ora. Oppure vi ricordo che se mai vi dovessero venire dei dubbi più avanti, magari state ripassando, oh mio Dio, ma quella cosa come si fa? Cosa vuol dire? Potete sempre fare domande sul gruppo Studiamo assieme il coreano che è linkato qua sotto. Però finché siamo in live, magari proviamo a chiarire ulteriormente le idee. Allora, per Exit è tutto chiarissimo e fin qui perfetto. Tutto chiaro anche per Emanuele. Ho bisogno di esercitarmi, quella è la chiave per tutto, perché se capisci una cosa ma non la eserciti, non ti entra nel cervello. Almeno per la maggior parte della gente. Se poi sei un genio, vai tranquillo. Chiaro anche oggi? Perfetto. Però ho capito, comunque Francesca, questo è l'importante. Sì, tutto chiaro? Perfetto, Agnese. Spero che anche Sara abbia capito che aveva qualche dubbio all'inizio. Tutto chiaro, grazie. Prego. E tra l'altro vi farò avere anche il PDF corretto perché vi ricordo che qua ci sono da correggere delle cosine. Vi ricordo che qui mela bisogna cambiarla in banana, qui banana va cambiata in mela e qui la banana e qui la mela va cambiata in banana perché evidentemente mi ero fumata qualcosa non, e ho scritto un sacco di vaccate. Ultimissima domanda, la punteggiatura tipo virgole, punti, eccetera, si usano uguali agli italiani? Credo all'italiano? Credo di sì. Io ho sempre usato virgole e punti come in italiano, però non ho mai usato tipo punti e virgola, raramente ho visto usare le virgolette, però io sono arrivata solo a livello 3 di coreano, quindi non so se più avanti le cose cambino. Ma in generale comunque penso di sì. Punto, finisce la frase, virgola si interrompe brevemente il discorso, ma non la frase, tutto. Insomma, capito. Sapete come si usano i punti e le virgole, credo. Sara dice: sì, tutto chiaro, grazie mille, perfetto. La spiegazione è chiara, magari con qualche esercizio da sola vediamo cosa combino. Perfetto. Andiamo, aspettiamo ancora un attimo, magari qualcuno sta scrivendo messaggi, ok, dice Deborah. Tutto a posto, solo la tastiera. Prima o poi riuscirai a far funzionare la tastiera. E va bene, ragazzi, abbiamo fatto la nostra ora e mezza di ripasso. Nulla tirerei ulteriormente avanti. La prossima settimana cosa facciamo? Ah, sapete che non ho ancora guardato che cosa faremo la prossima settimana. Ve lo dico subito, aspettate, do uno sguardino su Talk to Me in Korean. Un attimo, scusate se non vi guardo direttamente, ma cerco sul cellulare. Talk to Me in Korean. Ancora non ho avuto modo di guardarci. Allora, controlliamo. Vediamo il livello 1. Dove sono le pagine per poter... Ok, dovrebbe essere pagina 5 ancora? Ma no, pagina 5 l'abbiamo fatta tutta, quindi sicuramente pagina 4. Allora, la prossima settimana facciamo Anieo, che è la negazione. Facciamo una piccola negazione. E poi credo che faremo negazione con particelle di tema e particelle per soggetto, quindi una delle ultime cose di cui abbiamo parlato in questa lezione. Credo le faremo tutte e due perché Anieo non è troppo lungo da fare. Non lo so, adesso quando mi metto a scriverle vedo più o meno la forma che prende la cosa e poi decido.
Comunque, tutto chiaro, grazie di tutto. Prima di chiudere potresti ripetere il nome di quel dizionario, l'altro in quel momento è saltato un poco. Comunque, te l'hanno già scritto, è Naver Dictionary, il dizionario di Naver. Mi dice anche che a volte rispondono no a Nieo, tipo, ma non sono sicura. Piole non significava stella? Sì. Allora, un attimo, mi sono persa. Nel frasario dice che prego, usato come si figuri, può essere piol malsö meglio. Sai che io non l'ho mai sentito dire. Comunque, chiederò a Bora. Quindi, prossima settimana o facciamo Anieo, quindi una sorta di negazione, e Iga, nen, quindi marcatore di tema e soggetto, oppure facciamo solo negazione con magari qualche aggiunta di vocabolario e poi la settimana dopo ancora facciamo nen, Iga. Traducendo, facendo il mio PDF, deciderò come muovermi anche in base al tempo a disposizione. Bene, cambio slide che metto quella finale. Prima però vi ricordo che prima metto la mia intro. Vi ricordo che ragazzi, tutti i PDF sono sempre in descrizione a tutti i video. Qui sul canale YouTube di Persi in Corea trovate anche la playlist Studiamo assieme il coreano, in cui trovate tutti i video fatti fino ad adesso e ogni video al PDF in descrizione. I video rimarranno online forever and ever, quindi non preoccupatevi, saranno sempre lì finché YouTube non chiuderà i battenti. E altra cosa molto importante, le lezioni sono tutte gratuite, ci metto un fracco di ore a prepararle, quindi se volete fare una donazione a Persi in Corea su Ko-fi, il link lo trovate qua sotto, sarebbe una cosa fantastica e vi ringraziamo io, Anna, Bora, il mio gatto, Bella, Gogo, Maragu, tutti noi di Persi in Corea, animali compresi, ve ne saremo eternamente grati. E ne saremo eternamente grati, cheat Toy Story! E così, quindi pensateci, l'offerta è di 3 euro, non è una cifra altissima, quindi se ritenete che questi ripassi comunque vi stanno aiutando, pensateci che ci farebbe veramente tanto piacere. E ultima slide, come al solito, qui trovate in alto il link per iscriversi al canale YouTube di Persi in Corea se siete nuovi e in basso il video che precede questo e il video che faremo la prossima settimana. Quindi io vi ringrazio tutti per aver guardato questa live e ci vediamo la prossima settimana. Un bacio enorme, gigante, fate i bravi e studiate tanto. Ciao!